L'azione di oggi facciamo, cerchiamo di sintetizzare un po' i risultati sul moto di forme turbolento che abbiamo visto nelle precedenti lezioni, ma prima di fare questo avevamo lasciato in sospeso un elemento che era quello legato all'esperienza di Reynolds, per cui iniziamo la lezione e per iniziare la lezione vi proietto per 2 minuti esatti un filmato per farvi vedere visivamente in cosa consiste l'esperienza di Reynolds. Allora, ovviamente, qua abbiamo detto, l'esperienza di Reynolds consiste nell'iniettare del colorante all'interno di una tubazione. Fin tanto che il moto è laminare, come abbiamo visto nella lezione precedente, il colorante conserva la sua unitarietà e colora appunto il filetto fluido. Il moto è appunto composto da questi filetti fluidi senza pigmentazione parallela. Ma allora, quando il numero di Reynolds approccia, aspettate un attimo perché, allora, quando il numero di Reynolds approccia e supera il valore di 2000, ovviamente, come avete visto nel filmato, il colorante inizia a disperdersi immediatamente nell'ambito di tutta la corrente. Perché? Perché nascono queste componenti di agitazione che fanno in modo che adesso il nostro moto a rigore non sia più un moto stazionario, ma in realtà un moto vario, no? Queste velocità variano da istante a istante, da punto a punto, in maniera caotica, e vanno ovviamente a disperdere. L'effetto visivo di questo è la dispersione che avete visto del colorante nell'ambito della nostra corrente. Un fenomeno analogo, una modalità analoga di visualizzare i differenti regimi di moto, ce l'avete in quest'immagine. Allora, qua vediamo quello che è il getto d'acqua che esce da un ugello, e in questo momento il nostro getto d'acqua è a velocità abbastanza basse, tali da caratterizzarsi con un numero di Reynolds inferiore a 2000. Vediamo che cosa succede se andiamo a incrementare la portata e quindi la velocità del nostro oggetto e quindi il numero di Reynolds del nostro oggetto. Ecco, che cosa è successo? Che cosa è successo immediatamente nel nostro sistema? È successo che di fatto il moto ha avuto una transizione da un moto laminare a un moto turbolento. Avete visto che da che il nostro moto, il moto del getto, era caratterizzato da una situazione tipo laminare e potevate osservare quasi, ecco, i filetti fluidi regolari di questo moto. Nel momento nel quale abbiamo avuto la transizione alla turbolenza, le componenti di agitazione del sistema erano tali da, fra l'altro, incorporare grandi quantità di aria nel sistema che davano al getto quell'aspetto completamente diverso. Ci siamo? Questo mi permette in qualche modo di visualizzare quella che è la differenza tra un moto laminare e un moto turbolento. In quest'altro sistema, in quest'altra immagine, osservate sostanzialmente 3 filetti fluidi che vengono immessi all'interno della nostra corrente. Tuttavia, accade che in questo sistema, che cosa succede? In questo sistema le velocità sono crescenti dall'alto verso il basso, ok? Pertanto sono tali da caratterizzare numeri di Reynolds locali crescenti dall'alto verso il basso. In questa regione abbiamo numeri di Reynolds chiaramente inferiori a 2000 e poi questi numeri di Reynolds vanno a aumentare verso il basso. Osservate come ci sia questa caratterizzazione differente del moto nei 3 casi. Questo è Anderhaus. Vabbè. Detto questo, ok, passiamo a noi e vediamo un attimo come possiamo fare
ad andare a caratterizzare in maniera più compiuta quelli che sono i regimi di moto e il loro effetto sulla resistenza che abbiamo visto nell'ambito della lezione precedente. Nella lezione precedente noi abbiamo visto che in generale è possibile esprimere le resistenze, la forza resistente per unità di peso, ovvero la perdita di carico per unità di percorso J, a mezzo di quella che è l'espressione dal Weisbach, J uguale a lambda su D per V al quadrato fratto 2G. Laddove l'indice di resistenza lambda, dipende, anzi, può dipendere dal numero di Reynolds e dalla scaltezza relativa epsilon su D. Il numero di Reynolds, ci ricordiamo che è definito come la densità per la velocità per il diametro diviso la viscosità. Abbiamo anche detto che in moto laminare il numero indice di resistenza è una funzione del suo numero di Reynolds attraverso l'espressione lambda è uguale a 64 diviso il numero di Reynolds, espressione che è possibile ricavare in maniera teorica, in maniera analitica, a partire dalla formula di Boissel. In modo turbolento abbiamo visto risultati sperimentali, poi prima di Blasius, poi di Brandl e von Karman e poi infine di Nicuraz, che caratterizzano rispettivamente, abbiamo visto, due comportamenti significativamente differenti che coesistono in modo turbolento. E abbiamo anche scritto le espressioni di Goldbrook e White, che nasce un pochettino da un'analisi di entrambe e che ci consente in qualche modo di esprimere, come vi ho detto, l'indice di resistenza all'interno in tutto il moto turbolento. Espressioni Goldbrook e White, che si scrive in forma implicita in questa maniera: 1 su radice di lambda è uguale a meno 2 logaritmo in base a 10 di che cosa? Di 2.51 diviso il numero di Reynolds per la radice di lambda più epsilon diviso 3.71 di diametro. Ok? Queste due espressioni vanno di fatto a caratterizzare quello che è il moto laminare e quello che è il moto turbolento. Per inciso, l'espressione della scabrezza relativa introdotta da Nicuraz può essere estesa a tubazioni che abbiano scabrezza non uniforme in maniera operativa, come abbiamo detto l'altra volta, in quanto Nicuraz era riuscito ovviamente a definire la scabrezza relativa attraverso l'introduzione di queste tubazioni a scabrezza costante. Per quanto riguarda le tubazioni commerciali che non hanno scabrezza costante, definiamo scabrezza relativa equivalente in sabbia quel valore della scabrezza relativa di Nicuraz che mi darebbe le stesse resistenze che io riscontro nella mia tubazione commerciale, quindi a scabrezza variabile. In questa maniera la definizione di scabrezza relativa diventa in qualche modo operativa e quindi assume un significato fisico, quel significato fisico che prima non aveva. Ora, l'insieme dei risultati sul moto uniforme turbolento può essere in qualche modo rappresentato a mezzo di un diagramma che è quello che vi proietto in questo momento. Questo diagramma va sotto il nome di abaco di nudi e cerchiamo un attimo di caratterizzarlo. Thank you.
L'abaco di Woody è un diagramma bilogaritmico che trovate nella slide che vi sto proiettando. Sull'asse delle ascisse c'è il numero di Reynolds. Ovviamente questo è un diagramma logaritmico, per cui leggete 10 alla terza, 10 alla quarta, 10 alla quinta, 10 alla sesta e così via. Ecco. Sulle ordinate trovate l'indice di resistenza, lambda. Cominciamo a esaminare che cosa accade per bassi numeri di Reynolds. Per bassi numeri di Reynolds noi abbiamo detto che vale la relazione lambda uguale a 64 diviso il numero di Reynolds, quella caratteristica del moto laminare. Questa relazione lambda uguale a 64 diviso il numero di Reynolds, ovviamente in questa scala bilogaritmica è rappresentata da una retta, ok? Perché il diagramma è bilogaritmico, no? Questa relazione vale sostanzialmente, rigorosamente, fino a 2000, poi fra 2000 e 4000 abbiamo questa sorta di zona critica nella quale non siamo in grado di stabilire a priori se il moto sarà laminare oppure turbolento. Che cosa accade quando il numero di Reynolds supera il valore di 4000? Abbiamo innanzitutto i risultati di Blasius, no? Ovvero nella forma di Prandtl e von Karman, sostanzialmente analoghi, che sono rappresentati da questa espressione nella quale questo termine è assolutamente trascurabile rispetto a questo. Questi risultati si raggruppano su un'altra retta, che è quella più bassa che vedete in questa figura, che va sotto il nome di curva dei tubi lisci. Per valori del numero scabrezza relativa significativi, che cosa accade? Accade che io su questo diagramma abaco di Woody riscontro la presenza di una serie di curve. Osservate, no? Io ho tutta una serie di curve. Queste curve sono parametrizzate dal valore di scabrezza relativa, che è quello che trovate qui a destra nella slide, no? Quindi, ad esempio, questa curva è parametrizzata dal valore di scabrezza relativa pari a 0.01. La scabrezza è un centesimo del diametro della mia tubazione. Questa curva è parametrizzata da un valore di scabrezza che è pari a un decimillesimo del diametro della mia tubazione. Osserviamo quindi che abbiamo queste differenti curve che caratterizzano l'andamento dell'indice di resistenza in funzione del numero di Reynolds con un assegnato valore della scabrezza relativa, no? Con un assegnato valore di scabrezza relativa. Osserviamo che queste curve hanno un particolare andamento. Infatti accade che c'è una prima zona nella quale queste curve hanno una significativa variazione con il numero di Reynolds. In particolare, osservate, queste curve sostanzialmente appaiono distaccarsi dalla curva dei tubi lisci, no? E più basso, più piccolo è il valore di epsilon su d, e maggiore è il numero di Reynolds al quale queste curve si distaccano dalla curva dei tubi lisci. Ci siamo? Bene, osservate che questa curva con epsilon su d pari a 5 per 10 a meno 6 si distacca dalla curva dei tubi lisci quasi a numero di Reynolds prossimo al milione, mentre curve con epsilon su d di un centesimo, quello che sia, sono già distaccate dalla curva dei tubi lisci a numeri di Reynolds tali da avere l'inizio di un moto turbolento. Ok? Quindi c'è innanzitutto questo comportamento che è caratterizzato dal fatto che queste curve caratterizzate da differente parametro epsilon su d sembrano distaccarsi tutte quante dalla curva dei tubi lisci, ma se ne distaccano a numeri di Reynolds crescenti
al decrescere di epsilon su d. Più piccola è epsilon su d e maggiore è il numero di Reynolds al quale queste curve si distaccano dalla curva di Tucidides. Inoltre tutte queste curve appaiono avere un comportamento simile. Comportamento simile che appaiono avere è questo. C'è una prima regione nella quale la curva è effettivamente una curva, cioè ha una variazione con il numero di Reynolds. Poi, superato un certo valore del numero di Reynolds, queste curve diventano orizzontali nel diagramma. Che vuol dire che la curva diventa orizzontale? Aumentando la velocità rimane costante. Se aumento la velocità vuol dire che sto aumentando il numero di Reynolds. Quindi vuol dire che superato un certo valore del numero di Reynolds, l'indice di resistenza non dipende più dal numero di Reynolds. Vale a dire che, fate riferimento per esempio a questa curva con epsilon su b pari a 0.01, se supero questo valore, corrispondente a circa 100.000, ecco, io fin tanto, io in questa tubazione con epsilon su b pari a un centesimo, fin tanto che sto a numeri di Reynolds inferiore a 100.000, ho una variazione dell'indice di resistenza col numero di Reynolds. Ma una volta che ho superato questo valore limite di 100.000 nel caso particolare, ho il numero di Reynolds, ho i 200.000, ho il 1 milione, ho i 10 milioni, io ho lo stesso indice di resistenza. Ovviamente le resistenze saranno più grandi perché aumenta la velocità, ma non perché cambia lambda. Lambda resta costante. Ok? Quindi l'indice di resistenza, superato un certo valore del numero di Reynolds, appare indipendente dal numero di Reynolds. Questa cosa è coerente con i discorsi che abbiamo fatto la volta scorsa ed è coerente e in qualche modo ci spiega quelli che sono gli studi sia di Blasius, Plano e von Karman, sia quelli di Kurtz. Infatti, come vi avevo detto, sia Blasius e poi Plano e von Karman avevano in qualche modo riscontrato una dipendenza dell'indice di resistenza dal solo numero di Reynolds, per cui avevano trovato un'espressione di questo tipo nella quale, ecco, non c'è il secondo addendo. Perché? Perché loro sostanzialmente avevano lavorato con tubazioni di piccolo diametro, quindi comunque a numeri di Reynolds relativamente bassi, soprattutto con tubazioni di piccolo diametro molto lisci, nelle quali tutto sommato il rapporto epsilon su d era piccolo, anche in modo turbolento, e pertanto si trovavano su questa curva i tubi lisci o poco distaccati dalla curva dei tubi lisci. Invece Nicurats, per problemi costruttivi legati alle sue tubazioni a scabrezza costante, aveva dovuto lavorare elevati numeri di Reynolds e soprattutto con tubazioni che poi di fatto avevano una scabrezza significativa, perché per poter incollare questa sabbia quasi monogranulare alla tubazione aveva dovuto lavorare con dei granelli di dimensioni significative. Vale a immaginare per esempio i pannelli di dimensioni millimetriche a fronte di tubazioni che avevano diametri di centinaia di millimetri. Quindi stava il rapporto di epsilon su d, vedete come la tubazione classica ad acquedotto è il 200, no? La tubazione a 200 mm. Se in questa tubazione a 200 mm incollo una sabbia a 2 mm, ho un epsilon su d che è un centesimo. Quindi stava qua, no? Aveva poi lavorato a numeri di Reynolds abbastanza alti, per cui di fatto Nicurats si trovava in questa regione, l'abaco di Moody, questa regione nella quale le curve sono tutte parallele all'asse delle ascisse e pertanto regione nella quale non si riscontra una dipendenza dell'indice di resistenza al numero di Reynolds, motivo per il quale l'espressione di Nicurats non contemplava questo termine, il termine di dipendenza del numero di Reynolds, ma solamente il secondo addendo di dipendenza, quindi costante, da epsilon su d. Ovviamente fra le due regioni esiste una transizione che caratterizza quello che va sotto il nome di moto turbolento di transizione, nella quale di fatto l'indice di resistenza appare dipendere sia dal numero di Reynolds sia dal valore di scabrezza relativa. Allora, in qualche modo, l'intero modo turbolento può essere caratterizzato sostanzialmente da tre grandi regioni.
Una regione è quella caratteristica dei tubi lisci, caratterizzata dalla curva dei tubi lisci, e che va sotto il nome di moto turbolento di tubo liscio, nella quale l'indice di resistenza dipende solo dal numero di Reynolds, come in moto laminare, anche se con una legge diversa. Una zona di transizione, una fascia di transizione, detta del moto turbolento di transizione, che è caratterizzata da una dipendenza dell'indice di resistenza sia dal numero di Reynolds sia dalla scabrezza relativa. Superato poi un certo valore del numero di Reynolds, che dipende dal valore di scabrezza relativa della nostra tubazione, ci troviamo poi in questa terza regione, zona di assoluta turbolenza o zona di moto assolutamente turbolento o zona dei tubi scabri, turbolenza di tubo scabro, che è caratterizzata da una dipendenza del numero di Reynolds dalla sola scabrezza relativa e non più dal valore del numero di Reynolds stesso. Ci siamo? Questo è un po' questo diagramma, va quindi un po' a sintetizzare quello che ci siamo detti la volta scorsa, un po' a interpretare quello che ci siamo detti la volta scorsa, oltre a costituire un altro strumento operativo, come la formula di Colebrook e White, per la determinazione dell'indice di resistenza. Ovviamente risulta a questo punto interessante provare a dare una giustificazione fisica dell'esistenza dei differenti regimi di moto. In qualche modo appare interessante cercare di capire perché esistono questi differenti regimi di moto. Per capirlo dobbiamo ricondurci a una considerazione. Noi abbiamo visto che, parlando di quelli che sono i profili di velocità e poi dei diagrammi di sforzi all'interno di una tubazione in modo turbolento, abbiamo visto che in prossimità della parete non esistono sforzi Reynolds, perché in qualche modo la turbolenza viene soppressa in prossimità della parete. Questa cosa nasce dall'esistenza della condizione di aderenza unita a quella dell'esistenza della parete impermeabile, perché noi abbiamo visto che un diagramma di velocità in modo turbolento è di fatto caratterizzato da forme, diciamo, simili a quelle che vado a disegnare alla lavagna, anche se ovviamente non in scala, le quali ovviamente abbiamo un valore di velocità pari a zero alla parete per la condizione di aderenza, un valore massimo nel cuore della corrente e velocità che rapidamente variano dal valore zero a valori prossimi al massimo in prossimità della parete. Il disegno è molto fuori scala, questo gradiente di velocità è molto più forte di quello che ho disegnato alla lavagna. Allo stesso modo il diagramma di sforzi tau è caratterizzato da questo fatto: se lo sforzo totale ha un andamento lineare, lungo la mia tubazione, lungo il raggio della mia tubazione, è tuttavia vero che in parete gli sforzi di Reynolds sono assenti. Pertanto, ecco, se vado a fare a rappresentare la suddivisione tra gli sforzi di Reynolds e gli sforzi viscosi, accade che gli sforzi di Reynolds sono prevalenti rispetto agli sforzi viscosi in quasi tutta la nostra tubazione, tranne che in prossimità della parete. In prossimità della parete il moto non può che essere laminare, vale a dire che anche se la mia corrente è globalmente in modo turbolento, accade che in prossimità della parete le caratteristiche del moto sono di moto laminare. Perché? Perché ovviamente esattamente in parete la velocità è nulla. La velocità è nulla sia come componente tangenziale sia come componente trasversale. La componente tangenziale è nulla per la condizione di aderenza, la componente trasversale è nulla per l'impenetrabilità della parete della mia tubazione. Pertanto io, per passare da un valore zero a un valore finito, devo ovviamente impiegare un certo spazio, una certa distanza da quella che è la parete della mia tubazione.
e pertanto anche quando il mio moto è globalmente un moto turbolento, in prossimità della parete esiste uno straterello, un buffer, nel quale il moto è ancora laminare. Questo strato, che nasce in prossimità della parete, e qui spesso indicheremo adesso con delta in maniera generica, va sotto il nome di substrato limite laminare. Substrato limite laminare. Ovviamente, allora quando il moto è laminare, il substrato limite laminare occupa l'intera sezione della mia condotta. Quando il moto diventa turbolento, esiste una regione annulare nella quale il moto continua a essere laminare ed è occupata da questo substrato limite laminare, all'interno della quale scorre il nostro nucleo della corrente, che è in moto turbolento. Lo spessore del substrato limite laminare di norma è estremamente piccolo rispetto a quello che è lo spessore della corrente e di norma, e questo è il concetto importante, paragonabile, questo spessore è paragonabile a quelle che sono le dimensioni caratteristiche della scabrezza. Tenete presente questo concetto, perché questo ci aiuterà a capire, a interpretare dal punto di vista fisico questo discorso. Per cui, di fatto, quello che accade è che una corrente in moto turbolento di fatto scorre all'interno di questo straterello, di questo substrato limite laminare. Allora, qual è l'effetto di questo substrato limite laminare sulla resistenza al moto e quindi sull'indice di resistenza? Immaginiamo di considerare la parete della nostra tubazione e di vedere in qualche modo al microscopio elettronico quelle che sono le asperità della mia parete. Ora, ovviamente queste asperità saranno di dimensione variabile, ma nel momento nel quale lo spessore del substrato limite laminare è tale da ricoprire integralmente le asperità, no? Una situazione del genere, nella quale il moto è laminare al di sotto dell'interfaccia fra substrato limite laminare e regione non turbolente. Nel momento nel quale il substrato limite laminare è tale da ricoprire integralmente la scabrezza della mia tubazione, è chiaro che le resistenze che incontro la mia corrente in modo turbolento non possono dipendere da quello che è, da quello che è il valore della scabrezza relativa, perché in qualche modo la scabrezza di parete viene nascosta alla corrente da parte dell'esistenza di questo substrato limite laminare. Adesso è osservazione sperimentale che lo spessore di questo substrato limite laminare sia funzione del numero di Reynolds. Ok? È abbastanza intuitivo rendersi conto del fatto che lo spessore del substrato limite laminare debba essere funzione del numero di Reynolds, perché noi abbiamo appena detto, un'interpretazione abbastanza semplice, è che questo substrato limite laminare dipende, ecco, questo substrato limite laminare, nel caso di un moto laminare, occupa l'intera sezione della mia condotta. Poi, in modo turbolento, ovviamente, occupa uno spessore molto più ridotto. Quindi, al crescere il numero di Reynolds, in qualche modo, è intuitivo rendersi conto che il substrato limite laminare decresce. Allora, che cosa succede? Allora, quando io sto in modo turbolento, ma a numeri di Reynolds ancora abbastanza bassi, oppure caratterizzati da asperità di dimensioni abbastanza modeste, la scabrezza di parete viene in qualche modo nascosta alla mia corrente da parte di questo buffer, di questo substrato limite laminare. In queste situazioni l'indice di resistenza lambda
non può che dipendere esclusivamente dal numero di Reynolds, ma non dipende più, ma non può dipendere dalla scabezza relativa, perché la corrente non può in qualche modo sentire la scabezza relativa, non vede la scabezza relativa, perché piuttosto che scorrere su una scabrezza, piuttosto che scorrere sulla scabezza di parete, questa corrente in modo turbolento scorre su questo substrato laminare. Quando però il numero di Reynolds cresce, abbiamo detto che lo spessore del substrato limite laminare decresce. Allora che cosa succede? Succede che a un certo punto, ecco, parte della scabrezza comincia ad affiorare. No? Non so se, se vi è capitato di vedere da un aereo i cocuzzoli delle montagne che escono dalle nubi, no? L'immagine potrebbe essere abbastanza calzante, perché cosa succede? A un certo punto c'è questo buffer laminare, ci sono queste nubi che inizialmente coprono tutte le cime, poi a un certo punto queste nubi iniziano ad abbassarsi, questo substrato di laminare inizia ad abbassarsi e cominciano a sporgere alcune cime, alcune asperità. Ora, via via che il numero di Reynolds aumenta, appare sempre più scabrezza. Siamo quindi, pertanto, in questa situazione, la resistenza dipende sia dal numero di Reynolds, sia dalla scabrezza. Ma nel momento nel quale il numero di Reynolds aumenta ancora, a un certo punto lo strato limite laminare è praticamente sparito. Che cosa fa? Lo strato limite laminare attinge a degli spessori che sono di ordine di grandezza inferiore rispetto a quella che è la scabezza di parete. In queste situazioni ormai è uscita tutta la scabezza di parete, quindi un ulteriore aumento del numero di Reynolds non fa nulla, non cambia la situazione. In questa situazione, pertanto, la resistenza non dipende più dal numero di Reynolds, ma solamente dal valore della scabezza relativa. Allora, l'esistenza di questo substrato limite laminare ci consente di interpretare in qualche modo le tre zone del moto turbolento. Quando abbiamo a che fare con una situazione tipo quella 1, con spessori del substrato limite laminare tali da nascondere la scabezza di parete alla corrente in modo turbolento, le resistenze al moto non dipendono dalla scabezza di parete, ma solo dal numero di Reynolds. Ci troviamo nel caso di un moto turbolento di tubo liscio. Quando lo spessore del substrato limite laminare, diminuendo a causa di un incremento del numero di Reynolds, fa sì che la scabezza inizi ad affiorare, accade che la resistenza dipende sia dal numero di Reynolds sia dalla scabezza relativa. Ci troviamo nella zona del moto turbolento di transizione, nella quale la resistenza al moto dipende sia dal numero di Reynolds sia da epsilon su D. Quando però a un certo punto lo spessore del substrato limite laminare diventa decisamente più piccolo di quella che è la scabezza relativa, ormai tutta la scabezza è affiorata e la corrente, al crescere del numero di Reynolds, sente sempre la stessa scabrezza. E pertanto la resistenza al moto non dipende più dal numero di Reynolds, ma esclusivamente dal valore della scabezza relativa. Ci troviamo quindi questo tratto caratterizzato da queste curve, tutte parallele all'asse delle ascisse, che mi danno ragione dell'indipendenza dal numero di Reynolds dell'indice di resistenza. Adesso l'indice di resistenza è indipendente dal numero di Reynolds e funzione solo della scabezza relativa. Ci troviamo nella regione del moto turbolento di tubo scabro. Ci siamo? Questo discorso quindi in qualche modo mi consente una interpretazione, di quella, di quello che è il comportamento, dell'indice di resistenza in funzione del numero di Reynolds e della scabezza relativa, attraverso questa interpretazione fisica basata sull'esistenza del substrato limite laminare.
Ci sono dubbi su questo? Sembra. Se sembra chiaro, a questo punto ci siamo dotati di uno strumento che in qualche modo mi consente adesso di utilizzare in maniera operativa la formalità Sivaisba che ho scritto in alto alla lavagna e quindi che in qualche modo mi consente di caratterizzare quelle che sono le resistenze al moto. Pertanto io attraverso l'abaco di Moody, associando l'abaco di Moody alla formula di Darcy-Weisbach che abbiamo lì, posso arrivare a caratterizzare, a valutare la cadente, la perdita di carico per di percorso di una corrente sia in moto laminare sia in moto turbolento. Ovviamente posso utilizzare l'abaco di Moody così come posso utilizzare la formula del moto laminare oppure la formula di Kohlberg e White in modo turbolento. Se piuttosto che ricorrere a un abaco voglio in qualche modo utilizzare un'espressione analitica, no? Che mi consenta quindi di effettuare dei calcoli magari dando l'impasto a un calcolatore. Perché è chiaro che un abaco probabilmente è un utilizzo più semplice in maniera manuale, ma è chiaro che è molto più difficile dare un abaco in base a un calcolatore piuttosto che una formula. Ovviamente ricordate che l'abaco vale per tutto il moto laminare turbolento. Se volete utilizzare le formule, dovete utilizzare le formule differenti in moto laminare e in moto turbolento. La formula di Kohlberg e White però ha un difetto. Il difetto che ha è quello di essere di fatto una formula implicita, in quanto osservate che l'indice di resistenza lambda compare sia al primo sia al secondo membro. Per questo motivo, appare opportuno andare a cercare se esistono delle approssimazioni di questa formula che siano delle approssimazioni esplicite. In letteratura tecnica esistono molte formule approssimanti la Kohlberg e White. Per inciso vi ricordo che la Kohlberg e White è di per sé stessa una formula empirica e pertanto, essendo una formula empirica, se le nostre formule approssimanti riescono in qualche modo a rappresentarle in maniera ragionevole, vanno ritenute altrettanto valide le espressioni Kohlberg e White. Dicevo, in letteratura tecnica esistono moltissime relazioni approssimanti, io ne riporto solamente una, che è quella dovuta a Swan e Jane. Che è quella per inciso utilizzata anche all'interno di molti software di calcolo per l'esistenza al modo di indubbazione. La formula di Swan e Jane è fatta così: lambda è uguale a 0.25 b logaritmo in base a 10 epsilon diviso 3.71d più 5.74 diviso il numero di Reynolds elevato a 0,9. E tutto al quadrato. Il vantaggio di questa formula rispetto alla Kohlberg e White è ovviamente l'immediata comprensione, in quanto questa formula è una formula esplicita. Se io qua dentro esprimo epsilon su d ed esprimo il numero di Reynolds, posso immediatamente valutare l'indice di resistenza. Questa formula approssima con errori massimi dell'1%, quindi assolutamente quindi assolutamente accettabili. La formula di Kohlberg e White in un intervallo variabile di numeri di Reynolds fra 4.000 e 10 alla 8, quindi 100 milioni, quindi assolutamente l'intero range di numeri di Reynolds di moto turbolento che ci possono interessare, e allo stesso modo per valori di epsilon su d compresi fra 10 a meno 6 e 10 a meno 2. Quindi
questo, diciamo così, tutto quello che vedete rappresentato in questa raffigurata in questa figura, tranne che i valori di scabezza relativa più elevati. In realtà c'è da dire che per i valori di scabezza relativa più elevati, di norma giallo e rosso abbastanza bassi, funziona bene direttamente la formula di la formula di Kurtz, no? Quella nella quale la cosa Black e White, vi dimenticate il primo addendo del logaritmo, che è di per sé stessa una formula di tipo una formula di tipo esplicito. Alla luce di quello che ci siamo detti e di questa dipendenza, possiamo interpretare anche quelle che erano le formule empiriche che vi avevo banalmente citato qualche lezione fa. Io vi avevo detto, quando avevo parlato della formula di Poiseuille, che in realtà l'osservazione sperimentale, in buona parte dei casi, adesso lo sapete in modo più lento, è che la J dipende non tanto dalla non è direttamente proporzionale alla portata, ma quanto direttamente proporzionale alla portata elevata alla n, con n che vale circa 2. Ora, possiamo anche capire cosa vuol dire questo n che vale circa 2. Nel momento nel quale ci troviamo in una regione di moto assolutamente turbolento, accade che chiaramente n è uguale a 2. N è uguale a 2 chiaramente, perché? N è uguale a 2 perché nel momento nel quale siamo in modo assolutamente turbolento, ovviamente nell'espressione della J che trovate là, lambda non dipende dal numero di Reynolds, quindi non è funzione della velocità. Quindi J è direttamente proporzionale a V quadro, ovvero a Q quadro, direttamente. Nel momento nel quale ci troviamo in un moto turbolento di transizione o di tubo liscio, lambda dipende anche dal numero di Reynolds e pertanto accade che, facendo qualche elaborazione, vi rendete conto immediatamente che n deve essere minore di 2. In particolare, se sostituiamo nell'espressione che abbiamo appena, se sostituiamo nella formula di Weisbach l'espressione approssimata di Blasius, lambda uguale a 0.316 diviso il numero di Reynolds a 0.25, prendiamo questa, la sostituiamo là dentro e rielaboriamo quella formula per ottenere una struttura di questo tipo, otteniamo un valore di n pari a 1.75. Questo lo potete fare per esercizio, nel senso che prendete l'espressione di Blasius, presa l'espressione di Blasius andate a sostituirla dentro la formula di Darcy-Weisbach, cioè nella formula che ho scritto là sopra, al posto di lambda ponete 0.316 diviso il numero di Reynolds a 0.25, dove il numero di Reynolds ovviamente è proprio il BBD fratto 1. Andate a elaborare la cosa, viene fuori immediatamente una proporzionalità fra J e la portata e la velocità 1.75, cioè la portata 1.75. Questo è banale, rendersene conto, no? Perché chiaramente vi trovate una velocità sopra e una velocità 0.20, una velocità quadrata al numeratore e una velocità elevata a 0.25 al denominatore, quindi trovate una velocità elevata a 1.75. Fatelo per esercizio per rendervi conto di come viene fuori questa espressione. In tutte le situazioni intermedie, quelle nelle quali io ho una dipendenza anche dalla scabrezza, quindi nel caso del moto di transizione, vi trovate esponenti della n che sono compresi fra 1.75 e 2, un po' più grandi di 1.75, un po' più piccoli di 2. Per esempio, c'è una formula classica che si usava per una certa
tipologie di tubazioni in acciaio, la fornisce Veronese utilizzando la sigla di Italo, nella quale il valore dell'AN era 1,82, tanto per capirci, era caratteristica di quello che era un modo turbolento di transizione. È interessante osservare che le formule empiriche che valgono nel caso dei modi turbolenti di tubo scabro, e ce ne sono molte perché soprattutto per l'acqua, sono state ricavate molte formule nel caso del modo turbolento di tubo scabro. Bene, le formule che valgono per uno specifico liquido nel caso del modo turbolento di tubo scabro possono essere immediatamente applicate a qualsiasi altro liquido. Che cosa voglio dire? Soprattutto per l'acqua sono state ricavate moltissime formule empiriche da tubo scabro, anziché oggi sappiamo essere formule di tubo scabro perché ci hanno la portata elevata al quadrato. Quelle formule, se io le vado ad applicare per un liquido diverso dall'acqua, ma in modo di tubo scabro, quindi a elevati numeri di Reynolds, io posso continuarle ad applicare. Perché? Perché che tipo di liquido è quello che definisce la mia condotta sta solo dentro il numero di Reynolds. Ovviamente se io ho un sistema che è caratterizzato da elevati numeri di Reynolds, ovviamente di che tipo di Reynolds sto parlando, di che tipo di fluido sto parlando, quindi di quale densità, di quale viscosità sto parlando, non condiziona più quello che è il mio sistema. In altri termini, una corrente di liquido, perché poi per i fluidi comprimibili la questione è più articolata, ma una corrente di liquido a elevato numero di Reynolds è ovviamente caratterizzata dalle stesse resistenze al moto, qualunque siano le caratteristiche di questo liquido. Ovviamente, ragazzi, fate attenzione che il numero di Reynolds deve essere elevato per entrambi i liquidi, vale a dire che se considero due liquidi caratterizzati da viscosità molto diverse, è chiaro che anche per il liquido più viscoso devo stare a numeri di Reynolds molto elevati, altrimenti è chiaro che questa cosa non va. Ci siamo? Ci sono dubbi su questo? Speriamo di no. Allora, diciamo, tutto questo discorso mi consente in qualche modo di caratterizzare, di andare a caratterizzare quelle che sono le resistenze al moto nel caso di un modo turbolento uniforme all'interno di un condotto di sezione circolare. Adesso abbiamo tutti gli strumenti per affrontare il problema, abbiamo la formula generale di Darcy-Weisbach, abbiamo l'abaco di Moody, abbiamo le sue rappresentazioni analitiche. A questo punto, con questi strumenti, riprenderemo il discorso che abbiamo fatto quando abbiamo ricavato la formula di Poiseuille, ma a questo punto, con degli strumenti non validi più in modo laminare, ma validi in generale, potremo affrontare il problema del calcolo idraulico di una condotta. Ma di questo parliamo dopo un minimo di pausa.